con le opere incompiute di Bracciano. Ci troviamo in provincia di Roma. Abbiamo dimostrato come 270.000 euro sono stati spesi in vano per un canile che non è entrato mai in funzione. Chiediamo conto di questi 270.000 euro, perché il canile è lì e nel canile c'è una signora in difficoltà che si vede costretta a vivere in locali non idonei. Oggi dimostriamo come vengono spesi 520.000 euro in questo edificio. Questo è il centro civico del Bracciano Nuova, ma anche questo è entrato in funzione. Il 14 gennaio del 2010 l'attuale sindaco e sindaco dell'epoca, Giuliano Sala, annunciava come imminente la realizzazione di questo nuovo centro civico. Sono passati 4 anni, oggi lo abbiamo videofilmato, il 9 febbraio del 2014, è diventato un centro di raccolta di rifiuti differenziata fai da te. Il centro non è entrato ancora in funzione, sta andando in malora probabilmente come il canile, cioè sta di fatto in stato di abbandono, e questo centro civico a tutt'oggi non ha visto nessuna ripresa dei lavori. Questi sperperi si aggiungono a quelli denunciati dalla nostra associazione, i cittadini contro le mafie e la corruzione, per quanto riguarda il dearsenificatore. Dearsenificatore che è costato anche esso centinaia e centinaia di migliaia di euro, che ha visto l'impegno di ulteriori denari per costruire un sistema di membrana a osmosi inversa che dovrebbe dare maggiori risultati, e abbiamo saputo della ricerca di pozzi, di terreni dove ci sono pozzi per miscelare l'acqua ulteriormente. Su che cosa? Sul problema dell'arsenico, che è particolarmente importante per quanto riguarda la salute delle persone. Su questo non otteniamo ancora risposte da parte dell'amministrazione, e questo video dimostra come la nostra associazione continua a non fare sconti e chiede conto dei 270.000 euro per il canile, dei soldi spesi per il dearsenificatore e dei risultati che sta portando, dei 500.000 euro, di cui 102.000 euro dati o che dovevano essere dati dalla Bracciano Ambiente già dal 2010, e che ha portato come risultato oggi, come risultato imprenditoriale, tra l'altro per la Bracciano Ambiente, proprio nelle scorse settimane, il licenziamento di 21 persone. Presentato il progetto del primo centro civico comunale che sorgerà a Bracciano Nuova in Traversa Paolo Borsellino, località Campo della Fiera. Il centro civico per la partecipazione è nato da un'idea della cittadinanza. L'opera è stata illustrata dal sindaco di Bracciano nell'aula consiliare. Noi siamo innanzitutto molto soddisfatti. Questa è un'opera che è partita, diciamo così, da una proposta fatta dai cittadini da quattro cittadini che hanno raccolto 500 firme di persone che hanno aderito a questa iniziativa. Il Comune l'ha fatta propria, promana da un bando regionale che proponeva alle amministrazioni pubbliche la possibilità di poter fare un tipo di percorso, anzi esattamente due percorsi: uno che era il finanziamento di opere che avessero valorizzato lo sviluppo economico e sociale del paese, e l'altro filone era quello delle opere pubbliche. Noi abbiamo preferito un combinato disposto tra la realizzazione di una struttura pubblica che nello stesso tempo ci desse l'opportunità di poter dare risposta alle esigenze dei quartieri nuovi sulla proposta fatta dai cittadini, ed è una cosa estremamente interessante. Sarà uno spazio polivalente dove ci sarà una possibilità di aggregazione per giovani, una sala musica, una piccola biblioteca, l'URP della Bracciano Ambiente S.p.A. che compartecipa alla realizzazione di questa struttura, un punto di riferimento internet e una sala polivalente chiusa con pareti mobili, dove sarà possibile fare tutta una serie di attività, quindi i consigli di quartiere e di frazione che si vogliono riunire, la presentazione di progetti o di miglioramento o l'efficientamento per esempio della raccolta differenziata piuttosto che della
partecipazione su quelle che sono le tematiche particolari di un luogo, nella fattispecie quindi Nuova Bracciano, che ha un insediamento ormai di 7-8 mila abitanti. Siamo molto soddisfatti di questa cosa, perché siamo riusciti veramente a far partecipare i cittadini in un progetto fondamentale della storia di questa amministrazione, della proposta elettorale di questa amministrazione, che ha visto nascere la partecipazione come strumento inserito nel nostro statuto comunale, con la nascita dei consigli di quartiere e di frazione, e successivamente con la partecipazione e la proposta di cittadini alla realizzazione di opere appositamente chiamate partecipate. Sindaco, i tempi per quanto riguarda questa struttura? Allora, i tempi per la realizzazione della struttura, ormai siamo in fase finale, abbiamo approvato già il progetto definitivo che è stato redatto dal Comune di Bracciano, nella fattispecie dall'ingegner Di Matteo. Adesso abbiamo dato l'incarico all'architetto Brad, che ha praticamente quasi ultimato il progetto stesso, che è diventato esecutivo. Faremo il bando di gara e nel momento in cui abbiamo fatto il bando di gara partiremo con questa realizzazione. Io credo che compatibilmente ai tempi, diciamo, della pubblica amministrazione, diciamo che entro giugno-luglio potremmo partire effettivamente con l'appalto. Ci vorranno 5-6 mesi a fare questa cosa. La cosa interessante è che poi noi adesso attiveremo anche una procedura per dare la gestione di questo centro, quindi l'utilizzo da parte proprio dal basso, che promana dalle esigenze dei cittadini, per cercare di tenerlo in piedi, tenerlo aperto, farlo funzionare e farlo, diciamo, diventare come un riferimento importante della cultura, dell'aggregazione per i giovani, della possibilità che gli anziani possano accedere ad internet, della possibilità, diciamo, anche didattica per quanto riguarda le attività della Bracciano Ambiente. Siamo veramente contenti, perché cominciamo a dare, come dire, risposte a quelle che sono state, per così dire, le partecipazioni importanti dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale. Il progetto è stato dedicato alla partecipazione di Bracciano. La struttura nasce infatti dall'originaria proposta Servizi e Cultura per Bracciano Nuova, presentata da 4 cittadini e sostenuta dalle firme di oltre 500 braccianesi, a seguito di un bando della Regione Lazio per finanziamenti ai progetti di sviluppo richiesti dalla cittadinanza. E io vado! E io